All'indomani dell'incontro fra il premier italiano Conte e il presidente degli Stati Uniti, abbiamo voluto sentire l'ex generale dell'aeronautica militare Leonardo Tricarico, già comandante della quinta forza aerea tattica alleata della NATO e attuale presidente dell'ICSA, l'autorevole think tank strategico italiano, su alcuni dei temi che hanno caratterizzato l'incontro a Washington. Guardi, l'Italia, secondo me, non ha bisogno di restituire agli Stati Uniti alcunché, perché è in forte credito rispetto agli Stati Uniti. A prescindere dai numeri e dai disavanzi commerciali fra esportazioni e importazioni. L'Italia è sempre stata vicina agli Stati Uniti in ogni circostanza, a prescindere dai leader che hanno guidato questo paese, ogni volta che gli Stati Uniti hanno chiamato, l'Italia c'è sempre stata, siamo stati in Iraq, siamo stati in Afghanistan, la Libia effettivamente è stato un po' un disimpegno statunitense, ma siamo stati anche lì. Quindi non c'è stata iniziativa a livello internazionale e in maniera specifica militare in cui l'Italia si sia sottratta al suo dovere di accompagnare, al suo ritenuto dovere di accompagnare gli Stati Uniti. Quindi questo è il quadro. Quando si parla di spese per la NATO da aumentare, secondo me ci si riferisce a un parametro incorretto, che è quello del PIL. La partecipazione alla NATO andrebbe, diciamo, misurata dalla presenza sul campo dei vari, e noi siamo evidentemente fra i primi al mondo. Quindi questo in questo mi scusi, però in questo la ministra della difesa Trenta si era espressa un po' in modo diverso prima dell'incontro, no? Ma guardi, la ministra Trenta sta cercando, a mio modo di vedere, la mia valutazione, di salvare, come si suol dire, capre e cavoli, ed è giusto che sia così, perché queste posizioni distruttive del Movimento 5 Stelle sbandierate in campagna elettorale evidentemente adesso sono tramutate in una correttezza istituzionale nel mantenimento degli impegni assunti e delle alleanze così come sono state rilevate dai predecessori. Quindi l'Italia ha già con il governo Monti non ha osservato un impegno precedentemente assunto, inizialmente assunto, di dotarsi di 131 velivoli F-35. Quindi noi da questo taglio, ripeto, inopinato, abbiamo ricavato un inconveniente fondamentale, che è quello della partecipazione al programma da parte della nostra industria. Ora siamo a 90, naturalmente è un impegno non contrattuale, ma è un impegno di carattere contestuale, insomma, che però va comunque mantenuto. Quello che c'è da sicuramente fare da parte del Ministero, da parte del Governo, è chiarire una volta per tutte che cos'è l'F-35. Noi non siamo riusciti ad assicurarci delle commesse che erano assolutamente vincenti, imbattibili rispetto a dei prodotti di assoluta eccellenza dell'industria italiana. Sto parlando dei velivoli del trasporto C-27J del nostro Leonardo, che inizialmente erano nel portafoglio ordini e che poi sono stati cancellati. Cosa ne pensa in merito all'opinione espressa da Conte sulla Russia rispetto a quello che sono le intenzioni americane? Con la Russia è bene che l'Italia mantenga la schiena dritta e una posizione che agevoli, favorisca la figura, il ruolo della Russia nel contesto internazionale.